Ecco, dici no, aspetta, ma magari potrebbe essere pericoloso. Bene, ci potete saltare sopra. Viene in mente una bellissima canzone degli Smiths che si chiama Shyness. Shyness is nice and shyness stop me. Shyness is nice and shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. Shyness is nice and shyness can stop you from doing all the things. Sono veramente meravigliosi, ma qualcosa di chic, veramente molto chic. E hanno un solo difetto: costano un sacco di soldi. Cioè, quando nelle aste c'è De Chirico, la gente alza mani e piedi, tutto di tutto di più. Amici, 3.500 euro. E non è il più bel regalo di Natale. Cioè, tu puoi mettere in casa un'opera di Giorgio De Chirico, vera, autentica, certificata, tutelata dalla Fondazione. Quindi, che state pensando? Cioè, veramente voi state pensando se telefonare o non telefonare? Signore, signori, che cosa avete prenotato fino ad oggi qui dentro o fuori da qui? Qual è l'artista che avete deciso di comprare? Ditemi il nome, per favore. Bene, e allora analizzate se hanno fatto e se ha fatto più storia di De Chirico. La storia è quella che conta, non le chiacchiere nostre, mie e dei miei colleghi. Continuate a farlo, abbiamo tante promesse da vendervi, ma le promesse sono pericolose. Allora queste non sono promesse. Quindi? Vi chiedo di dirmi quali delle due opere volete rivedere, non comprare, pagare, acquistare. Ditemelo ora. Basta così, il direttore dice basta, chi me lo fa fare poi alla fine? Togliamole, via, si passa ad altro. Ma io ho un futuro, è molto importante. Io sono figlio di galleristi e da grande farò il gallerista. E allora, bene, un giorno vi incontrerò. È già la terza telefonata che sento dire, ma non sono pezzi unici. No, no, scusa, 3 minuti me li devi dare. Perché i pregiudizi, lo sai, che sono un problema nella vita. Allora, aspetta un secondo. È la terza telefonata, una l'ha presa Marina, una l'ha presa Alessandro, in cui sento alcuni di voi che hanno detto, ah, ma sono dei multipli? Ma voi con chi credete di avere a che fare? Con un'artista famosa solo a Milano? O soltanto a Bologna? O soltanto, non lo so, a Palermo, a Catania, a Firenze? O un artista museale. E allora, coloro che hanno chiesto se sono dei multipli, avete chiesto a quanto è stata tirata? O si sono limitati a dire sono multipli? Queste opere sono state tirate a 99 esemplari, 99 esemplari nel mondo. Trovarne una è impossibile, perché lei le disegna a New York e l'America è grande. Allora, domanda. Vale di più un pezzo unico, fatto in 3 minuti? O vale un'opera dove c'è un lavoro, dove c'è un pensiero profondo così? O come si ragiona? In che modo si ragiona? Quella che ho io in casa mia, nel mio salotto, è un multiplo e ne sono felice. Perché è bellissima, molto più bella di 10 pezzi unici, fatti tanto senza guardare. Io non voglio che ragionate così, almeno non nelle mie trasmissioni. Ah, non è un pezzo unico. Vuoi il pezzo unico? Ma lo sai che basta che lo chiedo al direttore e te ne porta 20? Ne abbiamo 20 di pezzi unici. Come lo vuoi? Di che colore? Di che grandezza? Li abbiamo. Che fai? Vuoi il pezzo unico? Nessuna galleria al mondo può offrire 20 pezzi unici. Noi sì.
4.500, nemmeno uno schizzo di Rabarama, un disegnino che Rabarama fa per fare una scultura, no, costa molto di più, e questa è una scultura in bronzo vere. No, con che coraggio, ma lascia stare, ma per cortesia, lascia perdere. La prima domanda che ti fanno se ne è un pezzo unico, lascia stare. Sì? Ah, per quello? Mille euro. Ah, 2.000. Mio padre mi diceva sempre, me ne vogliono, che è più pericolosa la gente stupida di quella cattiva. Non so, era quello che mio padre mi ha insegnato. Stai attento alla gente stupida perché è più pericolosa di quella cattiva. Bene, con questo chiudiamo l'argomento. Complimenti a chi non ne ha approfittato perché sono multipli e avete perso davvero qualcosa che ve lo ricorderete. Non sembra, dicevo qua, ma sono una persona di una serenità davvero unica, no? Guarda, veramente sono molto calmo. E direte, no, ma io voglio il pezzo unico, perché mi voglio riempire la bocca e dire, io c'ho il pezzo unico di Rabarama, e a chi importa che c'è il pezzo unico? Se è brutto! Questi sono multipli, ma sono 100 volte più belli di qualunque pezzo unico. Ma ognuno fa quello che vuole dei soldi. Ah, mi ero dimenticato di dirvi che un pezzo unico così costa 20.000 euro. Ma questo era un dettaglio. Però c'è solo una cosa che mi fa imbestialire, scusate l'espressione. Quando la gente ha dei pregiudizi. Mi riferisco a un gentile signore che ha chiamato dicendo possiamo rivedere le opere di Rabarama. La mia risposta è no. Vieni, vieni qui, vieni. Aspetta. Che cosa è successo? Dimmi, scusate. Dimmi. Stanno chiamando tutti per le opere di Rabarama. Stanno? Chiamando tutti per le opere di Rabarama. E come mai, gli ho fatto pena? No, dimmi, perché? Perché chiamate per le opere di Rabarama? Perché? Perché? Perché vi piace questo sistema di presentazione all'antica di gente che sbraita, che ansima? Oh, siamo nel 2011, tra poco nel 2012. Il mondo va avanti, Basta con queste pagliacciate. Cioè voi telefonate soltanto quando il presentatore va in escandescenze? Ma no, questo è un buon motivo per farmi smettere di lavorare. Ma questo. Ah? Loro mi ordinano di farvele rivedere, io lavoro per telemarket, le rivediamo. Rivediamole, prego. Veramente... Meno male che a Natale siamo tutti più buoni. Grazie regia. Bene. Mario Schifano. Dimenticate, per favore basta con Rabarama perché gira un po' le scatole per questo motivo. So ask me, ask me, ask me.